Ingredienti per preparare la sfoglia: 150 g di farina 00, 150 g di rimacinato di semola, 50 g di strutto, 40 g di zucchero, acqua tiepida quanto basta e la vanillina. Ingredienti per il ripieno: 300 g di ricotta, un tuorlo, 50 g di zucchero e la scorza di un'arancia. In una terrina mettete il rimacinato di semola e la farina. Aggiungete lo strutto, un pizzico di sale e la vanillina. Iniziate ad impastare. Aggiungete gradatamente l'acqua. Dimenticavo lo zucchero, scusate. Aggiungete lo zucchero e continuate ad impastare. Lavorate bene l'impasto, adesso svuotatelo nella tavola e continuate a lavorarlo fino a che rimarrà liscio ed elastico. Poi coprite con una pellicola e lasciate riposare la pasta almeno 30 minuti. Prepariamo il ripieno mettendo la ricotta, un tuorlo e lo zucchero. La scorza di un'arancia grattugiata. Mischiate bene tutto. Iniziamo a preparare la sfoglia. Preparate un pezzo di pasta e infarinatela leggermente. Passatela nel rullo al numero 1. Passatela un bel paio di volte.
Adesso passatela al numero 5. Mettete un po' di ricotta sulla sfoglia, distanziandola leggermente. Adesso levate tutta l'aria, aiutandovi con le dita, in ogni singolo raviolo, lasciate solo la parte dove c'è la ricotta e poi tagliate i ravioli con un tagliapasta, uno per uno. Poi, se volete, potete sigillare anche con una forchetta. Quando l'olio sarà abbastanza caldo, mettete i ravioli. Fateli dorare in tutte e due le parti. Una volta cotti, scolateli dall'olio. E metteteli in carta assorbente. Spolverate con lo zucchero a velo. Preparatele e mi direte quanto sono buone. Non dimenticatevi di seguire Cucine e Pasticci. Alla prossima ricetta!